Terapia dell'anima e del corpo. Del lavoro e del gioco. Dell'individuo e dell'ambiente. Medici, fisioterapisti, maestri, capi d'arte ed educatori. Concordamenti uniti nella prodigiosa impresa di ricostruire quello che l'uomo o la natura hanno distrutto. I pulmini che ogni giorno accompagnano i ragazzi ai CDD, i centri diurni per persone disabili della Fondazione Dognocchi, attraversano la città nell'ora di punta per raggiungere il centro Santa Maria Nascente e il centro Vismara. A Legnano, all'interno di un parco secolare orgoglio della cittadinanza, raggiungono il centro multiservizi sia i ragazzi del CDD che i piccoli del ciclo diurno continuo, che in alternanza alla scuola trovano ambienti educativi, riabilitativi e di assistenza, dove li attendono gli operatori per dare avvio ad una nuova giornata di attività. Sono più di 200 i bambini e i ragazzi con disabilità che tutte le mattine, per 235 giorni all'anno, si alzano all'alba per prepararsi, con l'aiuto dei propri cari, e raggiungere quella che è la loro seconda casa. 6 centri diurni, dove persone con disabilità sono accolte da educatori, operatori sociosanitari, ausiliari socioassistenziali, terapisti, medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e volontari, e accompagnate in giornate ricche di programmi ed attività previste nei progetti educativi personalizzati e periodicamente rivalutati. Professionisti che incontrano utenti, ma prima di tutto persone che incontrano persone e gesti che accolgono prima di curare. Nei 3 centri, nelle 2 residenze sanitarie disabili e nella comunità sociosanitaria, vivono poi stabilmente altre 73 persone, tra chi tutti i giorni si reca sul posto di lavoro e chi invece, molto compromesso e fragile, necessita di un contesto più protetto, anche se sempre vivace e animato. Una ventina di altri ragazzi, apparentemente forti ma molto fragili e a rischio di abbandono scolastico e devianza, sono poi accolti nel centro diurno minori del Vismara da educatori che li accolgono e li accompagnano con energia e determinazione. Quasi 300 persone che sono accolte ogni giorno all'interno dei 3 centri della Fondazione Dognocchi e che sono accompagnate in percorsi socioeducativi altamente professionali. A questi ragazzi e alle loro famiglie, gli operatori della Dognocchi offrono un prezioso supporto educativo assistenziale per lo sviluppo delle capacità, dell'autonomia, della formazione, degli inserimenti lavorativi, oltre a progetti sperimentali di appartamenti protetti, alla gestione del tempo libero e iniziative sul dopo di noi, all'infragilirsi dei riferimenti familiari. Siamo arrivati qui nel settembre del 95 per un percorso di fisioterapia, in quanto Silvia è stata diagnosticata l'artrogrippose multipla. Ci siamo trovati benissimo con i fisioterapisti. Le scuole elementari le abbiamo fatte all'esterno, siamo rientrati per il corso di formazione al CEFOS e ultimamente da 4 anni che Silvia è inserita nel centro diurno. Gli educatori del centro, il CDD4, sono molto carini, sono molto presenti anche con telefonate, messaggini in qualsiasi momento. Faccio parte dell'associazione genitori e questo mi rende felice perché sono a conoscenza delle problematiche che ci sono all'interno dei centri e questo è molto bello perché ti fa stare anche all'interno e sapere un po' anche tante cose e poter aiutare le altre famiglie. Scrivere un progetto educativo per ciascuno di loro significa mettere insieme le competenze di chi osserva, analizza, valuta, studia il contesto, ma soprattutto sa ascoltare, di chi cerca di dar voce a bisogni e desideri, dando fiducia alle potenzialità e forza alla speranza.
Ascoltare è lasciar parlare, è far parlare, è saper dare ascolto e parola anche al silenzio di chi non riesce o non è in grado di parlare. È vivere l'ascolto come tempo donato e non perduto, è voler capire, è farsi conoscere più che voler conoscere, non avere paura delle pause di silenzio, è saper offrire parole che tengano compagnia nella vita. Agire una relazione interpersonale e non limitarsi alla prestazione significa accogliere. Accorgersi di chi c'è accanto, avvicinandoci al suo cuore, vuol dire prevenire il dolore e la sofferenza. Vuol dire capire anche senza parole dette. Saper dare volto, voce e parola a tutto ciò che è inesprimibile, con sguardo attento al desiderio e non solo al bisogno. Vivere il senso del tempo, anche quando sembra esistere solo un tempo sempre uguale a se stesso, vuol dire saper attendere il tempo di ciascuno. Superare il rischio o la tentazione di essere frettolosi è scoprire la dimensione della sorpresa, è propiziare la promessa di una vita sempre degna di essere vissuta. Essere fedeli e rispettosi dell'atto di fiducia totale di ogni genitore che ci consegna il proprio figlio reclama la capacità di accompagnare. Saper stare davanti all'altro senza nascondergli la meta, è fare la strada insieme, è scoprire il passo e il ritmo dell'altro, è imparare a suggerire la strada. Tante sono le sfide e gli obiettivi che ci attendono e che ci vedono impegnati ogni giorno. La sfida di sapersi rinnovare, progettando alla luce dei cambiamenti culturali e legislativi e combattendo il rischio sempre dietro l'angolo della chiusura e dell'autoreferenzialità. L'obiettivo dell'inclusione, che ha a che fare innanzitutto con l'integrazione scolastica. Al CDC di Legnano, i piccoli che frequentano la struttura hanno nel proprio progetto educativo l'alternarsi di tempo scuola con tempo di educazione, riabilitazione e cura. E operare per l'inclusione significa anche lavorare con determinazione per promuovere inserimenti lavorativi mirati. Sul fronte dell'abitare occorre sostenere la realizzazione di appartamenti come abbiamo fatto per alcuni dei nostri utenti in collaborazione con le famiglie, ma sostenere anche il valore della multidisciplinarietà e del lavoro dell'equipe che si realizza nelle nostre strutture e il clima di comunità e condivisione che vi si respira. Il tutto nella convinzione che oggi la qualità dell'integrazione e della vita delle persone con disabilità non si misura più sul soddisfacimento dei bisogni assistenziali primari, considerati ormai acquisiti, quanto piuttosto sulla completa affermazione dei principi di autonomia, di indipendenza, piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società. Mi trovo bene, praticamente sono nata qui, si può dire, e per il futuro spero che vada meglio. Vi saluto e vi abbraccio tutti. Come ti chiami? Gianluca. Ti piace stare in sequoia? Sequoia. Di un colore? Verde. È bello il verde? Perché? Viva il Dognocchi! Era il progetto del Beato Dognocchi. E la nostra missione che continua.